Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un corso in miracoli. Trova il silenzio dentro te. La nostra mente avrà sempre una scusa per creare pensieri, per aggrapparsi a pensieri, per autocondizionarsi, per auto crearsi problemi anche quando non ce ne sono. Di fatto ogni nostro problema può essere rintracciato nella mente. Noi adesso abbracciamo questa mente e la portiamo con noi in quel posto in cui ci sentiamo completamente al sicuro, in cui non c'è niente da difendere, in cui non c'è niente da dimostrare, in cui possiamo godere di ciò che siamo e stare semplicemente nella meraviglia. Stare semplicemente nella meraviglia. Godere di ogni istante, notare ogni istante e stare lì in ogni istante, dopo ogni istante. E da questo posto rimaniamo in ascolto della lezione 283, che dice così: la mia vera identità dimora in te. Padre, ho fatto un'immagine di me stesso ed è questa che chiamo figlio di Dio. Tuttavia la creazione resta come sempre stata, già che la tua creazione è immutabile. Che io non adori degli idoli, sono colui che mio padre ama. La mia santità resta la luce del cielo e l'amore di Dio. Non è forse al sicuro ciò che è amato da te? Non è forse infinita la luce del cielo? Non è forse tuo figlio la mia vera identità, dal momento che tu hai creato tutto ciò che esiste? Adesso siamo uno nell'identità che condividiamo, con Dio nostro Padre come nostra unica fonte e tutto il creato parte di noi. E così offriamo benedizioni ad ogni cosa, unendoci amorevolmente al mondo intero che il nostro perdono ha reso uno con noi. Il nostro perdono, ossia l'aver riconosciuto e accettato che tutto ciò che è davanti ai nostri occhi, che sentiamo, che percepiamo, il mondo che abbiamo creato davanti a noi, è frutto della nostra mente, dei nostri pensieri che abbiamo sostenuto e alimentato nel tempo. Questo perdono, che ha un significato diverso dal significato tradizionale, questo lo ricordo adesso, ma lo ricorderò in un episodio dedicato. Quindi il perdono permette di accorgersi del fatto che finora ci siamo semplicemente sbagliati e ciò che credevamo separato da noi, ciò che credevamo minaccioso, difficile, non era altro che frutto della nostra immaginazione, che sembrava totalmente reale. In realtà lì fuori il mondo è completamente neutro. È una lavagna vuota sulla quale possiamo scrivere. E su questa lavagna abbiamo disegnato anche noi stessi, l'idea che abbiamo di noi, l'immagine che abbiamo di noi, che abbiamo creduto di dover sostenere per poter sopravvivere qui, senza ricordare la lavagna neutra, silenziosa, in pace, costante, immutabile. E ci siamo anche dimenticati del fatto che tutto è ciò che è, tutto arriva dalla stessa fonte e noi siamo qui facendo esperienza di tutto questo, facendo vari tipi di esperienze, più gradevoli o meno per la mente dell'ego, ma realmente poco importa, perché in realtà niente minaccia veramente chi sei, quella parte di te che sempre è e che sa che niente può veramente attaccarla, niente può tradirla. E che fuori è un'esperienza in costante cambiamento. Niente rimane uguale. Quindi non c'è motivo reale per il quale preoccuparsi. Oggi torna in quel posto in cui ti ritrovi in silenzio, attento, equanime,
e non cercare altre scuse, non cercare altre vie. Rimani gioioso di poter sperimentare questa esistenza e tranquillo del fatto che ciò che sei arriva dalla stessa essenza di cui è fatta la vita. Buona giornata.